Tradizione, ritualità, storia, partecipazione, fascino. Anche quest'anno a Fara Figliorum Petri si è svolta la manifestazione delle Farchie, grossi fasci di canne che vengono incendiati in onore di Sant'Antonio Abate, santo al quale si attribuisce un miracolo, avvenuto nel 1799. Ogni 25 anni si torna lì, a Colle Selva, dove il prodigio si verificò. Per l'occasione è stato organizzato un lungo corteo di tutti i carri che si è mosso dalla contrada più distante a circa 7 chilometri. Il sindaco Camillo D'Onofrio. Anno particolare che però c'è nella ricorrenza. Perché particolare solo per il 25ennale, quindi c'è tutta un'organizzazione un po' diversa, ma lo spirito del farese nell'approcciare le festività di Sant'Antonio, che è il vero promotore, il vero animatore di questo momento aggregante, è sempre lo stesso. Cioè, le Farchie si cominciano a immaginare, a pensare il giorno dopo che le abbiamo incendiate, perché già si pensa a quello che avverrà l'anno prossimo, il 16 gennaio. Quindi è un ripetersi, e chiaramente il 25ennale si riportano laddove si suppone sia avvenuto il miracolo, anzi certamente è avvenuto il miracolo. Un momento di alta emozione, veramente l'accoglienza, questa caratteristica del nostro paese, la inclusività, l'amicizia, e sono sentimenti che in una società come la nostra un po' stanno scemando, ma che abbiamo la necessità assoluta di riconquistare. Presente anche Daniele Saia, sindaco di Agnone, comune con il quale è stato stipulato un protocollo d'intesa basato sui riti del fuoco che caratterizzano anche la città molisana. Le prime Farchie ad essere incendiate sono quelle realizzate dai ragazzi delle scuole, segnale importante per creare continuità nella tradizione. Migliaia di persone, anche da fuori regione, sono arrivate per assistere alla manifestazione che regala sempre grandi emozioni. Tutti insieme, voglio sentire in un grido solo, feste!